Pirandello che diceva che gli F-35 spegnevano gli incendi, giusto per capire il personaggio. Noi abbiamo a che fare tutti i santi giorni con queste persone. Come avete visto, è salita con noi anche la senatrice Bulgarelli, la nostra portavoce. Anche loro al Senato stanno facendo delle grandissime battaglie, perché lì invece il presidente della commissione bilancio è un certo Azzollini. Non so se lo conoscete, lo conoscono tutte le questure d'Italia, perché è uno dei ricercati dal punto di vista economico per le porcate che ha fatto. Però Vincenzo è entrato nel dettaglio di quello che facciamo, vi ha dato un assaggio di quello che facciamo. Parliamo anche un po' di macroeconomia, quindi vi spieghiamo qual è la situazione attuale del nostro paese dal punto di vista del debito, dal punto di vista della crisi e dal punto di vista di Laura Castelli, che è la nostra capogruppo in commissione bilancio. Grazie. Allora, beh, intanto, avendo nominato Bocce e Azzollini, provo un po' di fastidio allo stomaco, quindi scusatemi. Dico così perché è assurdo che due uomini come loro possano presiedere una commissione tanto importante, che di fatto tiene nelle mani così tante decisioni importanti e quindi fa la differenza, e noi l'abbiamo visto in prima persona. È capitato che Boccia decidesse di non far mettere dei soldi su un capitolo di spesa, oppure metterli male, come è successo per quota 96, quindi litigare col governo perché non si erano accordati. La presidenza di una commissione come quella bilancio è importante e va fatta con criterio, perché non si gioca con i soldi e con la vita degli altri, soprattutto quando, come nella commissione bilancio, passano tutti i provvedimenti. La commissione bilancio è quella che vede tutti quanti i provvedimenti, anche se non sono di competenza. Questo significa che è quasi la parola finale prima di andare in aula. Dal punto di vista macroeconomico, cosa vi posso dire? Non siamo messi bene, certamente, no? In questo momento noi stiamo lavorando su due grandi tronconi di temi. Da una parte il debito pubblico, abbiamo scoperto anche insieme a Giorgio, siamo andati da alcuni alti funzionari della Camera. La cosa che bisogna sapere è che questo paese crea debito per pagare il debito, quindi di fatto è un cane che si morde la coda, e tu non puoi vivere in un paese che di fatto è un cane che si morde la coda, in un paese in cui tu, quando fai un debito, non sai mai perché diavolo di motivo l'hai fatto. Io voglio sapere, quando emetti 10 miliardi di debito pubblico, per quale motivo lo fai: per pagare il rifacimento di una scuola, per aiutare la sanità pubblica, per quale motivo? Ma me lo devi dire. E che non ci sia una connessione è gravissimo, e se non esiste, allora è bene che voi la ricostruiate, voi funzionari lautamente pagati, intendiamoci. Questo invece in questo paese non accade. Secondo noi è gravissimo ancora di più perché c'è una legge, un testo unico, che dice che tutte le volte che si fa una privatizzazione, i soldi ricavati vanno ad abbattere il debito pubblico. Allora uno dice: scusate, noi ci stiamo svendendo questo paese, le aziende pubbliche, vendiamo qualunque cosa, ormai anche l'erba che calpestiamo, e poi cosa fate? Prendete il ricavato e lo mettete in un sacco con un buco, di fatto, in un sacco che non ha senso riempire perché si svuota da un'altra parte. Allora, perché usare i soldi di quello che abbiamo privatizzato? Non che fosse la nostra volontà, ci mancherebbe, ma già che lo fai, questi soldi usali in maniera decente, fai degli investimenti produttivi, crea del lavoro. Insomma, di cose da fare ce ne sono tante, mettili da parte per fare il reddito di cittadinanza, te lo puoi inventare il modo, ma non è possibile che tu lo usi per un vuoto a rendere, non è proprio possibile. Questo concetto a loro fa, da una parte piace, dall'altra spaventa, perché glielo raccontiamo noi e gli diciamo: scusa, ma non ti rendi conto che sono 20 anni che stai facendo sempre lo stesso errore? E solo per il fatto che glielo raccontiamo noi, loro si spaventano. Fatto sta, questa risoluzione, che ha prima firma Tommaso Curro, nostro collega che doveva essere qui ma non c'è, sta andando avanti, c'è una discussione. Il PD è sempre molto in silenzio e attento quando parliamo di queste cose, perché si stupisce del fatto che gli presenti magari due variabili macroeconomiche, perché sai, uno studia anche, no? Però noi siamo fiduciosi che questa cosa andrà avanti. Questo discorso chiaramente si incastra in tutto il sistema europeo, quello che conoscete bene, la Troica, il Fiscal Compact, tutto quello che sono questi mirabolanti paletti che non si capisce più, perché dentro quel Parlamento qualcuno sembra che non li voglia, di fatto gli fanno un po' schifo anche gente che fa parte della maggioranza. Quindi possiamo dirci che qualche cosa è già cambiato, perché prima neanche l'onestà intellettuale di dire che forse il Fiscal Compact era una cazzata.
stata neanche quello. Ora qualcuno lo dice e quando noi glielo sottoponiamo ragiona con noi. Uno dei problemi più imbarazzanti rispetto a questi parametri, che a me piace raccontare spesso perché ci dà l'idea di quanto l'Italia sia indietro rispetto ad altri paesi, è la questione che riguarda l'incostituzionalità del Fiscal Compact. Perché? Perché ci sono paesi come il Portogallo che si sono chiesti, avendo una costituzione tipo la nostra, fatta di welfare, di cose pubbliche, se era normale che un'Unione Europea imponesse dei paletti che di fatto gli facessero non ottemperare alla propria Costituzione. E cosa ha fatto? È andata in Corte Costituzionale, perché loro lo possono fare, possono procedere in una maniera diversa dalla nostra, e ha chiesto: ma il Fiscal Compact per la nostra Costituzione è costituzionale oppure no? E la risposta sapete qual è stata? Non è costituzionale perché calpesta il diritto umano dell'uomo contro il diritto della finanza, contro la speculazione finanziaria, contro i mercati. Questo è quello che ha risposto la Corte Costituzionale portoghese. E allora mi dice: perfetto, lo facciamo anche noi, cioè noi che abbiamo la Repubblica fondata sul lavoro, la sanità pubblica, tutte queste cose garantite per Costituzione, facciamolo anche noi. Non si può fare. Allora stiamo studiando dei modi per poterlo fare, ma è molto complicato perché noi non c'è una mano alzata. Vieni. Sì, prima cosa ci sarebbe prima cosa da risalire tutto il muro del Berlino che è stato buttato giù. Così, ma... ecco, così tutte. Ah sì, prima il muro del Berlino. Scusi, io sono arrabbiatissima, perché mio marito è una persona e ci sono rimasti pochi artigiani aperti. Dobbiamo aspettare che chiudano pure loro? Non lo so io come funziona. Io sono anch'io un artigiano. Ecco. Se no non ero qua. Sì. Ecco. Le cose concrete. Allora, dai. Qui mio marito 40 anni ha lavorato 13 ore al giorno, e quando stava male si prendeva l'aspirina per aprire bottega. All'ultimo 40 anni sono 4 mesi, 40 anni, e all'ultimo gli davano 860 euro di pensione. Ma questi parlamentari che si prendono tutta questa marea di soldi, guarda, io non ne posso più a sentire la televisione, a vedere la televisione, non ne posso più. Io adesso, mio marito, che sono, per disgrazia sono andato, mi danno 625 euro di pensione, pari a quelli che non hanno mai versato una lira, mica perché quelli che hanno versato una lira devono mangiare, ma nemmeno è detto che uno ha pagato 12 pagamenti, qua io sono avvelenata, fino a, voglio andare in galera, voglio diventare peggio delinquente di Roma, io mi metto con la peggio delinquente di Roma, io do fuoco a Roma, faccio come mi rompe, hai capito? Perché non è giusto che una vada, passo carabine, insegne, immondizia, luce, telefono, condominio, commercialista, inani, impese, IRPEF, IRAP, e poi c'è il mutuo o affitto, poi se si sposta ci stanno le stesse cose che sono per tutti, quindi a ricominciare da capo, è tutto un pagà. Io, e poi l'ultimo che ci danno di pensione, uno solo, l'impese. E quelli sono flessibilità tra un po'. Sì, ma io quelli da una schioppettata ci metto 2 minuti. Da una schioppettata ci metto. Perché la vita mia è morta, no? Il marito non c'è più. La vita mia è morta, io devo salvaguardare i partigiani che sono rimasti in piedi. Brava! Perché devo calare le spese, passo calabile, insegne. Ma una ci ha messo dei mesi per farti dal permesso. E poi l'ultimo deve pagare per 40 anni. Il posto, l'ha fatto il posto, signora, deve fare anche il posto adesso. Che roba è sto posto? Non mi dica cosa difficile che io ne conosco. Non ne conosco. Perché io in mezzo alla politica non ci sono ammazzata. Io sono stata solo a casa. Sono stata a casa e ho seguito mio marito e i piccoli artigiani. Signora, quei ragazzi lì sono qua per questo. Senta, lei mi pare una persona troppo maleducata. Comunque, sì. Poi io gli dico una. Signora, ecco. Come si chiama? Così. Il mio posso dire. La brava, sì. Giorgio, lei come si chiama? Io mi chiamo Tarquini Irma. Irma. Forse il Tarquini c'aveva i geni dei re di Roma, no? Magari. E quelli sono. C'hanno quelli perché sono solo io che faccio la matta così. E purtroppo è così.
però voglio dire, questa è la situazione, dobbiamo fare qualcosa. Io se c'è, io sono andato al Parlamento, non te fanno entrare, alla RAI non te fanno entrare, ma allora siamo buoni solo a pagare? Questi artigiani, questi artigiani sono gli schiavi di Roma, perché pure quando stanno male devono andare a aprire bottega, va bene? Allora sono arrabbiata, sono arrabbiata. No, io sono avvelenata però, perché tu, cioè, sono arrabbiata e avvelenata. Ecco, allora va bene, io se posso fare qualcosa, anche per fare la guerra, io sono a disposizione. Brava Ivo! Con noi. Posso farti una domanda? Sono un maleducato anch'io come il signore. Quanti anni ha? 74. 74 anni. Allora, se noi avessimo tutte persone di 60, 70, 80 anni con questa forza, e sono molto più forti di tutti noi insieme, avremmo sicuramente già cambiato il paese, perché noi siamo bravissimi, giovani qua ce ne sono tantissimi, ma ognuno di noi deve andare dalla sua zia, dal suo papà, dal suo nonno, andare nei condomini. Lei va nei condomini a spiegare queste cose alle altre persone? Io, prima delle votazioni che io ho cominciato a darsi cose, però io sono sola, perché non c'è nessuno con me. Poi mi pare quando che... Siamo io apposta sono venuto, pure un'altra volta ero lunga, però poi mi ero stancato tutto il giorno. Ma le sue amiche? Le sue amiche? Ma quale amiche? Cosa fanno? Chi gli fa male il ginocchio, chi gli fa male la testa? Sono imparata pure che vado a cinque, perché purtroppo senza mio marito la vita è morta. No, però mi sono abituata. Siamo allora, una comunità di... Mi dare in galera, guardi, al limite organizzo pure in galera. Guardi le persone. Organizzo pure in galera io, Brava. Va bene, questa è la situazione. Perché poi tutte queste fabbriche qua, perché devono andare fino all'estero? Noi rialziamo il muro di Berlino, com'era il muro di Berlino si chiamava? Che hanno buttato giù, ecco, brava. Allora noi lo rialziamo, così tutti quanti, invece di andare a aprire all'estero, apriamo qua. Invece di andare, tutti i stranieri che vengono qua, che pieno 50 euro al giorno e pure il telefonino, io non c'ho una lira, 625 euro. E mi dice, boh, guarda, io non la faccio, non resisto, che devo fare? Oh, allora è giusto secondo te? Una cosa, questa cosa qua, così io puoi stare qua con noi senza scendere, stai qua con noi, ogni tanto ci dai una sprizzata di energia, ok? Stai qua con noi, tanto stiamo qua. Allora, Irma, sì, faccio solo una piccola parentesi su quello che ha detto Irma, sulle aziende che vanno all'estero. Ormai l'abbiamo raccontato in tutte le piazze, l'abbiamo raccontato ovunque. Noi abbiamo presentato proprio la legge di stabilità, quella di cui vi parlava prima Vincenzo, un emendamento per fare in modo che le aziende italiane che hanno preso dei soldi dallo Stato italiano, ma che poi per una questione di profitto, di soldi, perché la manodopera all'estero magari costa di meno, l'energia costa di meno, allora perché alla fine dell'anno fanno 1 milione di euro, possono farne uno, ne vogliono fare due andando in Romania, andando in Bulgaria, allora le aziende che si permettono di andare all'estero, lasciare a casa i dipendenti italiani delle aziende italiane, se fanno questa mossa di andare fuori, devono restituire ogni singolo centesimo dei soldi che hanno preso. Allora, noi abbiamo fatto questo emendamento di legge di stabilità con la nostra commissione anche attività produttive, l'abbiamo portato avanti, e adesso le aziende magari ci pensano su due volte prima di andarsene fuori. Immaginate se una cosa del genere l'avessero fatta prima, se l'avessero fatta quando la Fiat ha incominciato a licenziare i propri dipendenti nelle aziende, quando hanno incominciato a lasciare a casa 10, 20, 100 dipendenti, come sarebbero cambiate le cose? Irma, la Irma c'è, sta in piedi con noi. Scusi, avrebbero dovuto però poi calare tutte queste tasse che pagano, allora questi se ne sarebbero andati via. Valentino, io lavoro da Valentino, l'altra moda, questo qua perché se n'è andato? Perché troppe tasse, pensa a un vestito quanto dovrebbe costare, allora, quanto dovrebbe costare? Io lo so, è sempre questione di troppe tasse, perché oltre a quelle del negozio c'hanno quello di casa, e quindi se raddoppia, qui non fai altro che caccia soldi e basta. Irma, stai qua con noi, guarda, ti ha portato anche una sedia a Vincenzo, dai, tipo per favore, dai, stai qua. Oh, la regina del palco, Irma. Allora, c'era anche una domanda qua, poi abbiamo anche i nostri...
veloce veloce, volevo proporre due cose. Intanto volevo ringraziarvi per il lavoro straordinario che state facendo, siete incredibili e state sollevando temi che mai avrei pensato nella mia vita di dover andare a rivedermi e a informarmi. Però vorrei che anche si sollevasse il livello di attenzione sul tema dell'economia, fosse anche spostato sulle banche, no? Noi tutti, anche voi, oggigiorno deteniamo i nostri conti correnti nelle banche che fanno parte del sistema e che gestiscono il mondo, e non esistono banche etiche. Ho provato a informarmi, anche banca etica appoggia il sistema finanziario, è vero, non rispetta Basilea 3. Ok, una piccola cosa, ma per uscire dal sistema, per combattere il sistema, non ce la facciamo a combatterlo in queste condizioni. Quindi vorrei che si parlasse spesso di questo tema. Dobbiamo incominciare a capire che la sovranità non passa solo da uscire dall'euro, anche è una cosa, può essere una cosa da prendere in considerazione, da ragionarci, da non dormirci sulla notte. Però per uscire da questo sistema bisogna che un personaggio della finanza che esca da quel sistema, crei una banca etica che non appoggi il sistema finanziario, che non appoggi le guerre nel mondo, che investa principalmente nella sostanza umana, nelle piccole imprese, nelle piccole cose. Tutto qua. Nel lavoro, certo. Vorrei che ne parlaste di più, ragazzi, perché non tutti vogliono affrontare il tema dell'economia, è un tema che è troppo grande da capire, da comprendere, però dobbiamo cominciare a farlo. Tutto qui, grazie. Irma. Un attimo, io devo dire solo una cosa, tutto quel buffo che c'è, no? A parte io che ho la Gerite, però voglio dire, tutto quel debito che c'è all'estero, ma quelli si sono fatti affari loro, e noi facciamo i nostri, chi glielo deve pagare? Chi ha detto che lo deve pagare? Ma che, se noi paghiamo tutti quei soldi lì all'estero, molti ci ha rovinato, perché quella ha spostato tutto affari sua all'estero e noi siamo rimasti, abbiamo cominciato a morire di fame. Giusto? Ecco, adesso se paga l'altro debito che ancora se la doppia, ma chi te conosce? Chi te conosce? Io per me, se vanno pure a morire, che gli darei una riga, il muro e non paghi te, i buffi, non pagherei. Allora, questa cosa qua la facciamo, lei conosce, no, alterniamo un attimino le domande con gli interventi. Allora, Irma ha detto una cosa importante sul debito. Irma, lei conosce la nostra portavoce in Senato Elisa Bulgarelli, lei è una senatrice. Ma è successo, aveva mai conosciuto la senatrice? Aveva mai conosciuto la Santanchè, che è una deputata? Lei è una senatrice della Repubblica, adesso spiegherà qualcosina sul debito pubblico. Ma infatti nemmeno noi ce ne intendiamo di politica, noi ci intendiamo di vita quotidiana e cerchiamo di portare un po' di vita quotidiana in Parlamento. Elisa. Io più che parlarvi di debito, che vi vedo già un po' annoiati, vi parlo di quello che portiamo tutti i giorni in Parlamento, che è poi la vita reale di tutti noi, visto che in bilancio noi affrontiamo appunto la finanziaria, tutto quello che arriva poi nella vita reale. Noi che cosa facciamo in commissione? Facciamo le sentinelle. Oltre che a fare tantissime proposte che poi non ci vengono accettate, ma va bene, facciamo le sentinelle e racconto due episodi che sono, secondo me, chiariscono bene quello che noi facciamo e come lavorano gli altri.